Io ho conosciuto la Fulbright attraverso un ex Fulbrighter mentre lavoravo al Corriere della Sera, e lei mi disse che per essere un buon giornalista internazionale investigativo il posto migliore per cui formarmi sarebbero stati gli Stati Uniti. Quindi lei mi incoraggiò prima ad imparare l'inglese, perché nel 2011 ancora non parlavo inglese, e secondo a fare domanda per la Fulbright. Quindi al mio secondo tentativo ci sono riuscito e sono negli Stati Uniti, perché penso sia il posto migliore al mondo per imparare il giornalismo, quindi sia multimediale, investigativo, il giornalismo in generale, ma anche per capire dove il giornalismo sta andando. L'industria in questo momento è in una fase di declino e cambiamento, e gli Stati Uniti sono il centro del mondo giornalistico, e poi in particolare Washington, perché oltre al curriculum che offre materie che mi interessano, è anche il centro politico e mediatico degli Stati Uniti. Ti faccio un esempio: il Washington Post è stato appena acquistato da Jeff Bezos, e questo è una rivoluzione incredibile per i media, ed essere là, poter entrare in quel mondo da privilegiato con Fulbright, per me è più che un'ambizione, era un sogno, e quindi adesso sì.